Char era l'ultimo discendente dei Leroy, un'antica famiglia imprenditoriale francese, proprietaria dell'omonimo marchio di prodotti derivati dai pomodori. Rimasto orfano, era stato cresciuto dal nonno paterno Georges e alla morte di quest'ultimo si ritrovò ad essere l'unico erede dell'impero di famiglia. Charles aveva esteso negli anni l'offerta dei prodotti Leroy, non solo salsa di pomodoro classica, rustica e speziata, ma anche, nell'ordine, succo, dolcetti, whisky, gomme da masticare, sigarette e persino sciroppo per tosse. Naturalmente, il prodotto più rinomato, nonché il più venduto, restava il sugo semplice Leroy, che si unito agli spaghetti italiani, dava origine al piatto più prelibato che l'alta cucina internazionale potesse offrire, gli spaghetti al sugo Leroy. Da che se ne ricordasse, Charles aveva consumato gran parte dei pasti in solitudine, perché, come gli aveva sempre ripetuto suo nonno, un piatto di spaghetti va condiviso con la persona giusta. E Charles non considerava giuste le persone attorno a lui. In realtà c'era una persona con cui Charles avrebbe condiviso un piatto di spaghetti. Camilla era una dama di compagnia, amava le sigarette e i bagni caldi. Da tempo Charles voleva chiederle di uscire, ma la cosa sembrava non interessare Camilla. Come suo solito, il martedì aspettava che Camilla uscisse di casa per darle dei fiori, ma quel giorno non tutto andò come previsto. Un uomo stazionava fuori dal palazzo dove viveva Camilla. Non avevo mai visto quell'uomo, e anzi, a guardarlo bene, non sembrava del posto. Volli salutarlo. Buongiorno. Ma lui non rispose. Seppi solo in seguito che si chiamava Daltonieschi, ma tutti lo chiamavano D. Daltonieschi di Kirie era stato docente ordinario di letteratura russa all'università di Belajevo, ma quando un golpe estremista rovesciò il governo, scappò dal paese, ritrovandosi a vivere per strada. Fu così che quel giorno Charles e Daltonieschi si incontrarono. Daltonieschi non era un uomo di molte parole. Il suo sguardo bastava a rendere chiaro il giudizio nella sua testa. Dopo diverse settimane, infine, l'uomo mi rivolse la parola. Guardandomi, mi disse: «Sono i fiori. Non le piacciono i fiori, perché se ne deve prendere cura. Regalale qualcos'altro». E tornò a mangiare quel che stava mangiando da un barattolo di latta targato Leroy. Capì subito quello che andava fatto e, come diceva mio nonno, un buon piatto di spaghetti va condiviso con le persone giuste.